Buonasera e bentornati a una nuova edizione di TG Chrome. In apertura parliamo delle elezioni amministrative. È stata una domenica di voto anche in 8 comuni della provincia di Cremona. Solo Crema è andata al ballottaggio, mentre negli altri paesi sono già stati eletti i nuovi sindaci. Ecco chi sono. 7 su 8 ce l'hanno fatta al primo colpo. Stiamo parlando delle elezioni amministrative 2017 che hanno coinvolto 8 comuni della provincia di Cremona e hanno già designato 7 primi cittadini tra conferme e novità. Al ballottaggio va solo Crema, il comune più grande in termini demografici e più significativo in quelli politici. Ce lo si aspettava, sebbene le proiezioni parlavano di un distacco molto più netto a favore della candidata e sindaco uscente Stefania Bonaldi, che ottiene il 43,03% di preferenze e che il 25 giugno dovrà vedersi ancora con il suo rivale diretto, espressione del centrodestra, Enrico Zucchi, che ha ottenuto il 41,24% di voti. Dunque, tra loro la partita è ancora aperta. Nel cremonese invece ottengono lo scranno di primo sindaco Marco Romeo Pipperi a Robecco d'Oglio, Biondo Carruccio a Pozzaglio e Rocco Matteo Guerini a Credera Rubiano. Nel Casalasco vince Sacchini a Torricella del Pizzo. Dando uno sguardo ai territori vicini, bene le prestazioni di due cremonesi. Sconfinando verso Mantova va menzionato Giuseppe Torchio, che si riconferma sindaco a Bozzolo con 1568 preferenze, mentre appena di là del Po, nel Piacentino, strappa la fascia tricolore di Monticelli Dongina Gimi Distante con 1514 voti. È polemica tra associazioni di nuoto per disabili e giostrai per l'occupazione abusiva dei parcheggi riservati ai portatori di handicap in Piazzale Azzurri d'Italia. Vediamo. Convivenza difficile tra le associazioni di nuoto e Luna Park, al centro l'occupazione dei parcheggi da parte delle roulotte e dei camion dei giostrai, in particolare quella del tutto abusiva di posteggi riservati ai disabili. A farsi portavoce di una protesta di civiltà è Giuseppe Bresciani, dirigente dell'associazione Delfini, che ha chiesto l'intervento della polizia locale. Ma anche di fronte all'ordinanza che impone di lasciare gli stalli gialli liberi, mostrata dagli agenti a chi ha parcheggiato nell'area la propria casa viaggiante, non ha risolto la situazione. Di fronte al rifiuto dettato soprattutto dalla difficoltà oggettiva di spostare i grossi caravan all'interno di un complicato Tetris tra mezzi ingombranti, quest'oggi ci sarà un sopralluogo da parte dei vigili per ricavare altri posteggi da riservare ai portatori di handicap. Per l'anno prossimo, però, sono in previsione norme più stringenti. Archiviata la prima notte della tecnologia, Cremona resta molto entusiasmo per il successo della manifestazione. Cremona è viva, viva Cremona, la Tech Night di sabato con i suoi colori, la sua musica, i suoi effetti speciali, la sua gente ha dimostrato ancora una volta che la nostra città può essere grande e soprattutto risponde con entusiasmo se sollecitata da eventi ed iniziative. Anche se il centro è rimasto blindato e sorvegliato speciale, vista l'alta tensione e terrorismo che avvelena l'Europa, le piazze e le vie del centro cittadino si sono animate come ogni volta che si esprime la volontà di costruire qualcosa di innovativo e di bello per i giovani, ma per la comunità in generale. Bravi tutti e avanti così, Cremona. Ha bisogno di guardare avanti. Le notizie dall'Italia, torniamo alle amministrative che sembrano ridisegnare gli equilibri di forza tra i partiti, a cominciare con il Movimento 5 Stelle che è fuori dai ballottaggi in tutte le grandi città, a partire da Genova, la patria di Beppe Grillo, diventata terreno di una faida interna. Al voto 1.004 comuni con oltre 9 milioni di italiani, che ha riconsegnato dunque un quadro politico soprattutto bipolare con i candidati del centro-sinistra e quelli del centro-destra che si sfideranno i ballottaggi tra 2 settimane. L'unico comune che ha ottenuto un'immediata riconferma al primo turno è stato quello di Palermo con Leo Luca Orlando. In calo l'affluenza alle urne rilevata alle 23 di ieri, che è stata del 60,07%, mentre nelle precedenti omologhe la percentuale dei votanti si era attestata al 66,85%. Conflitto a fuoco durante una tentata rapina in strada a Guidonia, vicino a Roma, un poliziotto ucciso, un rapinatore e un altro rimasto ferito. I due uomini al volto coperto e armati erano scesi da un furgone e si erano avvicinati ad un'auto. L'agente ha sparato, un uomo è morto sul colpo, mentre l'altro ferito è stato trasportato al 118 in ospedale sul posto carabinieri e polizia.
Le notizie dal mondo, anche in Francia si è votato dopo le presidenziali, infatti è il turno delle legislative per il rinnovo dei 577 deputati dell'Assemblée nationale ed è boom del partito En Marche del presidente Emmanuel Macron, nettamente in testa alle legislative francesi con il 32,6% e soprattutto secondo le proiezioni con un bottino in seggi che va da 415 a 445, una maggioranza schiacciante. Terrorismo, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Barking, periferia di Londra, dove vivevano due dei tre terroristi dell'attacco a London Bridge e Bourbon Market, perché è sospettato di preparare un attentato, lo riporta Sky News, precisando che tutte e 22 le persone arrestate dal 3 giugno sono state rilasciate senza alcuna accusa, mentre sei sospetti rimangono in stato di fermo. La pagina sportiva Formula 1, il pilota della Toro Rosso Carlos Sainz sarà penalizzato di 3 posizioni sulla griglia di partenza del prossimo Gran Premio il 25 giugno in Azerbaigian per aver provocato l'incidente che ieri nel primo giro del GP del Canada ha coinvolto oltre a lui Felipe Massa e Romain Grosjean, incidente in seguito al quale lo stesso spagnolo e brasiliano sono stati costretti al ritiro. Tennis nella top 10 ATP aggiornata dopo il Roland Garros, rimane in testa lo scozzese Andy Murray, ma al secondo posto sale lo spagnolo Rafa Nadal che lascia il quarto al serbo Novak Djokovic, mentre al terzo e al quinto si confermano gli svizzeri Stan Wawrinka e Roger Federer. Per quanto riguarda gli italiani, migliore sempre Fabio Fognini che sale di 3 gradini e arriva al 26esimo posto. Per noi questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Crom torna domani. Buona serata!